al passo di Dromocavolo, da per Sanders per la tripla di Sanders, l'attacco di un Maidomo Ferentino con Carrizo che va ancora da Guarino, quindi la palla per Pongetti, anzi era Righetti, adesso Pongetti da tre punti la mette. Non mi sembrava un giocatore molto attrezzato per il tiro da tre. Giuri invece è attrezzatissimo e lo conferma in questa circostanza. Ma mi sembra comunque Ferentino stia tenendo il campo abbastanza bene, devo dire che nel corriettina certo questa squadra. Eli Antonio anche lui da tre, la mette! Arriva anche la tripla di Eli Antonio ed è più 10 per Barcellona, finisce il terzo parziale, la Sigma torna in vantaggio a doppia cifra, 68-58. Righetti. Adesso deve inventarsi qualcosa. Da che tiro da lontanissimo Righetti, e però Ekperigin sorprende la difesa e poi va a schiacciare. Comodo. Sotto canestro non c'è trippa per Gatti quando c'è Ekperigin che ha preso un buon rimbalzo. Guarino per Carrizo da tre, la mette. Parziale di 5-0 per Ferentino, che da meno 12 risale a meno 7. Play, poi la palla che va a finire nelle mani di Pongetti, ottavo punto per Pongetti. È entrato intanto l'oggetto misterioso di questa, intanto palla persa da Barcellona che dà palla per Carrizo, comodo il canestro di Carrizo, mette il primo Ciccio Guarino, sesto punto. E adesso tenta il secondo personale, lo realizza molto freddamente e Ferentina adesso arriva a meno uno. Da palla per Carrizo, attenzione la sua conclusione da tre, l'errore, il rimbalzo è di Barcellona che riparte con Troy Bell, gran palla per Green, lo scarico verso il capitano Ryan Bucci, la mette, la tripla che può tagliare le gambe a Ferentino, azione di contropiede da manuale per i giallorossi, conclusa dal settimo punto personale di Bucci, 77-73. Guarino da palla sotto, comodo per il canestro di Carrizo. Che momento della partita, bellissimo contropiede di Barcellona veramente, con Bucci che ha riportato i fasti di Barcellona di qualche anno fa, dove veramente lui era una sentenza, lo è tuttora e l'ha dimostrato. Callan, il fallo su Callan, canestro buono, tiro libero supplementare per Craig Callan, con Sanders dalla media, pallone che danza sul ferro, lo recupera Callan che realizza e subisce il fallo di Ekperigin. Barcellona sì che ora ha le mani sul match. Che vorrei anche menzionare Alessandro Cittadini, che al di là della azione che l'ha visto purtroppo sfortunato protagonista. Intanto Gurini si fa soffiare palla, no. Barcellona per chiuderla con palla per Sanders, la schiacciata fantastica di Sanders, 90-79.